Un appuntamento fondato sulla voglia di tornare a incontrarsi con le dovute precauzioni per dar slancio a un futuro da riavviare. Questo è stato Conversazioni dal Mare, promosso a Molfetta, nello spazio antistante il Duomo, dall'Associazione Artemia. L'emergenza sanitaria come punto di ripartenza, entrata di forza nelle nostre vite e ora inserita con consapevolezza e cognizione di causa anche nelle conversazioni. Il professor Pierluigi Lopalco, coordinatore scientifico della Task Force regionale dal 9 marzo, e le dottoresse Ilaria Donadio e Samantha Vilardi del reparto di terapia intensiva del Policlinico di Bari hanno raccontato la loro esperienza professionale e umana di questi ultimi mesi con un monito. Abbiamo praticamente assente la circolazione locale, cioè il pugliese che è rimasto in Puglia negli ultimi mesi, in questo gruppo di popolazione non abbiamo una circolazione particolarmente attiva del virus. Quasi tutti i casi che si registrano negli ultimi giorni sono casi di importazione. Si tratta o di turisti o anche di cittadini pugliesi che magari si spostano per motivi personali o di lavoro, quindi possiamo dire che la situazione è molto buona, ma che comunque non dobbiamo abbassare la guardia. Oggi più che mai, è stata una delle tesi affrontate in Conversazioni dal Mare, occorrono scelte anche impopolari, in quanto il senso comune a cui spesso ci si appella non sempre corrisponde al buon senso. Temi che il professor Carlo Cottarelli, economista e professore universitario, ha affrontato nel suo libro Pachidermi e Pappagalli, mettendo in evidenza alcune bufale sull'economia. Tra le più rilevanti, la convinzione che l'inserimento della moneta unica abbia raddoppiato i prezzi e quindi il costo della vita. Purtroppo continuiamo a credere a queste bufale, delle volte perché ci conviene credere, delle volte perché sono presentate molto bene e quindi finiamo un po' per fare i polli e crediamo in queste cose. Dall'economia intesa come circolazione di denaro all'imprenditoria, quella che il cantante Albano Carrisi affronta nel settore viticolo, un percorso rivissuto attraverso momenti autobiografici raccolti nel libro L'origine del mio mondo, madre mia, con un messaggio valido per tutti tra voglia di realizzarsi e consapevolezza delle radici. Il titolo imprenditore non mi appartiene perché non lo sento mio, però passionario sì, tutte le cose che ho fatto so che dentro c'era il motore della passione che me le ha permesso di farle, e quando parlo di passione c'è anche quel pizzico di pazzia che è stata una componente molto importante per riuscire a fare quello che ho fatto. Comunque passione e amore sono due elementi indispensabili nella vita di ogni essere umano.